Ha fatto tappa ad Arezzo, al Teatro Petrarca, il progetto nazionale di educazione all'acquisto legale e responsabile, ideato da Confcommercio e rivolto agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole superiori aretine. Nei ragazzi e nelle loro famiglie ci sta il futuro. I ragazzi sono i compratori di oggi e sono anche i lavoratori e gli imprenditori di domani. Il fenomeno della contraffazione dell'acquisto illegale è di una portata talmente grande, i numeri sono venuti fuori questa mattina, che siamo convinti in Confcommercio che sia un fatto culturale. E come tutti i fatti culturali ci vuole del tempo, ci vuole della divulgazione, ci vuole l'educazione. Sì, sì, anche questo territorio esiste, anche se non è così massivo come magari in altre province più turistiche, perché lo smercio, insomma, presso bancarelle, presso rivenditori improvvisati è maggiormente presente in città turistiche, maggiormente turistiche, non che Arezzo non lo sia. Invece è presente il traffico di online di questi beni, sulle quali siamo intervenuti con più operazioni di servizio e quindi in cui persone anche improvvisate acquistano beni su siti online e poi li rivendono. Sono piccole attività, però sono attività illegali e anche se noi anche su questo operiamo la nostra attività repressiva, così come in generale su tutte quelle attività che comunque sono sconosciute al fisco e che quindi vanno a smerciare beni che possono essere contraffatti ma anche non sicuri per la tutela del consumatore, insomma. Al centro della mattinata la rappresentazione dello spettacolo Denuncia sui pericoli della contraffazione. Tutto quello che sto per dirvi è falso. I giovani sono purtroppo tra i maggiori consumatori di merce contraffatta, quindi riuscire a raccontare, il teatro civile ha questa funzione, cioè riuscire ad arrivare al cuore del problema e raccontare appunto ai ragazzi che attraverso un acquisto che loro pensano semmai sia poco importante, come l'acquisto di una borsa contraffatta, di un cappellino, di un orologio, di un paio di occhiali contraffatto, fanno male alla loro salute, fanno male all'economia, si sottraggono posti di lavoro, insomma è un'autentica debacle. Sai che non ce ne fregasse niente del Made in Italy, del lavoro che perdono i nostri artigiani, dei soldi che fanno le mafie che gestiscono questi traffici? Cerchiamo almeno di avere cura della nostra salute. Purtroppo la contraffazione finora è stata considerata come un male minore e invece è uno dei peggiori mali, è uno dei maggiori introiti nelle casse delle mafie.